con molta sincerità, so parlare del 68 assolutamente, non sono stato un militante, ho avuto molti amici militanti, ho avuto molti amici che erano dentro, però non ho mai fatto parte del movimento studentesco. Io fui bocciato alla scuola Virgilio per un atto di insubordinazione, per aver lanciato un libro contro una professoressa, una cosa stranissima, perché io sono una persona molto mite, quindi, però mi insultò, ebbi una reazione che francamente ancora oggi mi fa un po' riflettere su come ero strano. Comunque fui bocciato e mia madre, allora, per non farmi perdere un altro anno, mi mandò alla scuola degli Scolopi, che era il collegio Nazareno. Una di quelle scuole dove, insomma, alla fine recuperi in qualche modo, paghi talmente tanto che... Però avevamo però in classe due o tre persone che erano molto acculturate. Questi qua avevano intercettato che c'era qualcosa che stava succedendo nel mondo dei giovani, nelle università. E ci avvisò il giorno prima che il giorno dopo ci sarebbe stata una grande manifestazione all'ambasciata americana contro la guerra del Vietnam. Dobbiamo fare un atto di insubordinazione, tutte le scuole fanno così, e allora qualcuno diceva non si può fare perché qua, no, dai, questo chissà quanto poi, questo fa che boccia, ma ce l'hai i dischi di Bob Dylan, sì, Master of War, ti piace? Sì che mi piace, e allora dai, se abbiamo un po' più, andiamo sotto la mano, dobbiamo dare una mano ai Vietcong. Il risultato fu che fummo manganellati tutti quanti, ma che brutto, però di lì, piano piano, giorno dopo giorno, cominciamo a capire che sta veramente succedendo qualcosa di importante, di traumatico, ma anche di molto interessante. Io stesso ricordo quest'aula che era sempre occupata insieme con l'aula sesta. La cosa meravigliosa era che in quegli anni, grazie a degli operatori culturali illuminati, la cultura era alla portata un po' di tutti ed era fatta bene. Alzate una serranda nel centro di Roma e c'era qualcosa di veramente interessante. Io devo ringraziare mio padre che come regalo un giorno venne in camera e mi disse: io, questa è la tessera del film studio che vale un anno, baci, visto che ti piace il cinema, frequenta più che vuoi. Alla fine io, 5 giorni su 7, stavo a film studio. Come dici? Gli altri due andavano al Piper Club con la mia ragazza, a sentire i gruppi rock, mi piaceva molto la musica rock.